togliete i muri, ma letteralmente. Transferoil nasce a Colorno nel 79, si trasferisce a Sacca di Colorno. Viene costruito questo edificio nel 92, che è in parte produttivo, e poi c'è questa palazzina uffici. In pochi anni abbiamo attivato diverse filiali all'estero. A cavallo del 2015 ci siamo resi conto che questa palazzina, nel giro di poco tempo, sarebbe diventata troppo stretta. È partito quindi un lavoro di ampliamento che ha permesso di costruire quest'ala nuova. Quando abbiamo deciso di ampliare la nostra sede, non ci siamo preoccupati solo di guadagnare nuovi metri quadrati, ci siamo preoccupati proprio di rivoluzionare lo spazio lavorativo di Transferoil. È stata fatta una grande attività di ricerca andando a visitare altre aziende, anche attraverso un viaggio in California, nella zona di San Francisco. Uno degli insegnamenti che ho portato a casa da quell'esperienza, portate in Italia, nelle vostre aziende, idee diverse. Togliete i muri, ma letteralmente. Rimuovete le gerarchie, mettendo le persone più a contatto, dando loro la possibilità di parlarsi e di confrontarsi. Noi abbiamo portato questo concetto. Non ci sono gerarchie, quindi non esiste la scrivania del capo. I dirigenti non hanno un loro spazio riservato, ma tutte le persone che operano all'interno di un dipartimento, che sia l'area amministrativa, l'area commerciale, collaborano tutti all'interno dello stesso spazio. Chi collabora in Transferoil non ha la sua scrivania. Il concetto di open space spaventa il manager che si vede privato del suo spazio, spaventa anche il collaboratore che teme il rumore, la distrazione, perde la privacy della telefonata con il cliente. Noi abbiamo cercato di sfruttarlo in una chiave moderna, quindi non open space con tante postazioni una a fianco dell'altra isolate, ma con dei gruppi omogenei, separati tra loro non da muri, ma da spazi di collaborazione. Abbiamo comunque degli spazi più riservati, per esempio per delle riunioni, ma abbiamo anche delle sale riunioni senza pareti, dove è comunque possibile riunirsi, ma senza la necessità di chiudersi, anche perché siamo una squadra, non sono poi così tante le questioni che richiedono quella riservatezza. Abbiamo cercato il più possibile di abbandonare il concetto di postazione assegnata. Non c'è l'obbligo, c'è la libertà di potersi spostare. Questo porta a una maggiore apertura e le contaminazioni di informazioni che sono assolutamente positive. Abbiamo messo a disposizione di tutti dei lockers, una specie di armadietto, questa volta sì personale, dove si possono lasciare a fine giornata tutti quegli oggetti che nella quotidianità ci servono e lasciare la postazione perfettamente sgombra. Questo è particolarmente importante anche in un'ottica di maggiore mobilità. In 2000 metri quadrati di uffici abbiamo tre stampanti. Questo è il primo incentivo a un utilizzo più consapevole della stampante. In secondo luogo, abbiamo messo a disposizione dei monitor molto grandi che permettono di visualizzare 1:4 in scala 1:1. E quindi abbiamo fondamentalmente azzerato la carta. Volevamo che fosse uno spazio dove le persone si sentissero un po' a casa. L'aspetto dell'accoglienza non solo rivolto all'ospite esterno, in generale anche chi frequenta questi spazi tutti i giorni, è stato studiato anche nella scelta dei materiali. Abbiamo dato priorità a materiali naturali come il legno oppure tessuti caldi con colori che sono più comunemente riservati a degli spazi residenziali, alle case. Non volevamo che l'ufficio risultasse uno spazio troppo autoreferenziale, rigoroso ed austero, che addirittura pone distanza o incute timore. Volevamo che fosse uno spazio sì bello, ma al tempo stesso dove le persone si sentissero un po' a casa. Ci sono due spazi molto interessanti. Uno a piano terra, che è quella che tradizionalmente viene definita la mensa, che magari in maniera un po' più ambiziosa potremmo chiamare un ristorante aziendale. Uno spazio molto democratico. È aperto al visitatore, è aperto al dirigente ed è aperto all'operaio. Ed è lo stesso identico spazio. Per altri momenti, anche i momenti sociali all'interno della nostra stessa organizzazione, invece al primo piano abbiamo una cucina open space, pensata magari nell'ottica di avere un ospite e farlo sentire un po' a casa.
quando uno apre le porte di casa propria, il coinvolgimento, il livello di confidenzialità, di conversazione è sicuramente molto diverso da quello che puoi ottenere all'interno di uno spazio molto più formale come quello di una sala riunione. Se dobbiamo fare un prodotto, lo dobbiamo fare molto bene. Se dobbiamo fare una nuova sede, la dobbiamo fare molto bene. Se noi facciamo il conto di quanto tempo trascorriamo al lavoro, è una percentuale molto importante della nostra vita. Ritengo che un ambiente anche più bello concili il fatto che le persone lavorino in una maniera differente, più ispirata. Il comfort di un ambiente come questo è dato da tanti aspetti. Abbiamo lavorato ad esempio sull'ergonomia delle postazioni. Anche dal punto di vista della climatizzazione e dell'illuminazione si è lavorato tantissimo. Sono stati fatti degli studi per mettere in comunicazione l'impianto di climatizzazione con il funzionamento delle finestre che sono tutte motorizzate. Tutte le postazioni operative hanno delle lampade LED che rilevano la presenza della persona e rilevano la luminosità locale. E in funzione delle condizioni di luminosità esterna e chiaramente della presenza della persona, adeguano il livello di luminosità sia diretta che indiretta. Io credo molto nella cura dei dettagli, in ogni cosa. Non c'è solo la soddisfazione nel profitto, è proprio il fatto che ci si identifichi nella propria impresa, in ciò che essa rappresenta nel mercato, ma anche per le persone che ci lavorano, nella comunità nella quale si trova. Tutte queste cose hanno un valore per me e credo per moltissimi imprenditori molto elevato, perché quando vengo qua mi piace guardare, è per me un motivo di grande soddisfazione vedere quello che abbiamo fatto, vedere le persone che ci lavorano dentro. La stessa cura la trovi anche in produzione, proprio perché è un motivo di grande soddisfazione sapere che la propria azienda ha un certo standard. Non è solo il prodotto, non è solo il profitto, è ciò che l'azienda rappresenta.